Buongiorno, oggi è lunedì, stamattina sono in ritardo perché ieri sera ho staccato la sveglia, ovviamente stamattina le scuole sono chiuse, quindi ho staccato la sveglia, mi sono alzata alle 8. Ora sono le 9, non ho ancora fatto niente, ho solo dato da mangiare ai gatti, mi sono lavata la faccia, ho dormito troppo, penso si evinca dai miei occhi. Ho preso il caffè. E adesso devo attivarmi subito, dare una pulita alla casa, mettermi a montare il video per oggi perché ieri sera non ho fatto in tempo. Poi all'una devo andare con la portinaia a fare la casa e la terrazza se non piove. Effettivamente non sta piovendo. E mentre l'altra volta che le scuole erano aperte stava veramente diluviando. E oggi invece alla fine era abbastanza tranquilla la situazione. Ieri sera sono andata a dormire con i capelli legati così. Ho pensato di provare a lasciarli legati così. Non mi piace particolarmente tenerli legati così perché ho la fronte troppo stempiata, soprattutto da un lato, più da un lato che dall'altro. Qui è più stempiata che di qua. E tendo sempre a coprirla, questa fronte. Però, dato che ieri sera non ho lavato i capelli, ho pensato che invece lasciarli così fosse una buona idea perché ovviamente i capelli che toccano la fronte sono quelli che si sporcano prima, no? Poi ci metto la crema, quindi ho detto, vabbè, proviamo, li lascio così, tanto devo andare al lavoro, non è che... Poi Marco dice che sono fissata, che la fronte stempiata la noto solo io, secondo lui. Vabbè. Comunque, basta, devo attivarmi. Ah, Marco mi ha mandato la foto della lavatrice che ha la guasta, che vorrebbe appunto prendere quella e aggiustare quella e buttare via la nostra che è vecchia. Mi ha mandato la foto, è bellissima, oh mio Dio. È della Whirlpool, lui mi aveva detto Samsung, ma la Samsung fa le lavatrici, boh, vabbè. Comunque, è molto bella. Spero me la porti il prima possibile. Probabilmente oggi pomeriggio andremo alla lavanderia a gettoni a lavare un po' di roba. Ora basta veramente, vado a pulire. Ore 10 e 20, ho appena finito di pulire tutta la casa, ho cercato di fare una cosa abbastanza veloce ma completa. Adesso mi sono scaldata il latte per fare colazione, solo che brucia, ho scaldato troppo, stavo aspettando un attimo perché poi ci metto i biscotti e non mi piace se è troppo caldo il latte, si ammosciano troppo i biscotti. Ci vuole la giusta temperatura per i biscotti. E sti capelli. Sono veramente indecisa se lasciarli così o sciogliere questo nodo, perché ormai sarà un nodo più che altro. Allora, ero qui che stavo montando il video per oggi, lo sto ancora montando in realtà. Mi sono un attimo fermata perché mi è venuto in mente di mandare un messaggio allo psichiatra per aggiornarlo un po' su come sta andando con la cura, Francesco, e poi per chiedergli il prossimo appuntamento. E poi ho mandato un'altra mail all'ortopedico perché ovviamente io gli ho mandato tutti gli aggiornamenti delle visite, eccetera, che ha fatto e non mi aveva più risposto. Cos'è che aveva fatto l'ultima? Ah, l'esame ai nervi che era andato bene, vi ricordate? Ero così felice. Io ho subito mandato la risposta sia all'ortopedico che alla dottoressa dello Stella Maris, la neurogenetista. E nessuno mi ha risposto. Gli ho scritto dicendogli se aveva avuto modo di parlare con la dottoressa dello Stella Maris perché le aveva detto appunto che si sarebbero parlati e gli avrebbe detto intanto di procedere con l'operazione.
per defaticarlo da questa situazione intanto, e poi avremmo proceduto con gli altri esami, anche perché appunto gli ho scritto che ci vorranno mesi prima che ci diano gli appuntamenti per i prossimi esami. Gli ho anche scritto che lo psichiatra che lo sta seguendo è convinto che il suo sia un problema psicologico, che è magari un'informazione che gli può essere utile da tenere in considerazione come opzione, secondo me. E niente, quindi vedremo, spero che mi risponda. Allora, il video sta esportando. Nel frattempo, io direi che devo mangiare perché è già mezzogiorno. Cosa mangio? Olaf, per favore, già non riesco a pensare a cosa mangiare. Non c'è niente da mangiare, il problema è questo. Ah, aspetta, c'è una mozzarella. C'è una mozzarella. E quattro nuggets. Ah, ma ieri sera quei cereali che avevo preso alla Coop con la zucca e la feta erano buonissimi, mamma mia. Com'è che si chiamavano? Fregola forse, mi ricordo assomigliava molto a fragola come nome. Quando andremo a fare la spesa prendo la feta e quando mi faccio la zuppa ci metto un po' di feta dentro perché ci sta veramente benissimo. Cioè io sono così nel frattempo per farlo stare in silenzio o perlomeno dargli la mano. Ok, ecco qua il mio pranzo, mozzarella. E 4 nuggets vegetali. Buon appetito! Allora, ho mangiato. Ora metto le scarpe così quando abbiamo l'arco mettiamo i cani. Cercherò di arrivare con 5 minuti di ritardo. Perché tanto ho capito che lei è contenta se arrivo con 5 minuti minimo di ritardo. E le ultime due volte che sono arrivata puntuale, ho suonato il campanello, non mi ha aperto subito. Io ovviamente ho aspettato un po' prima di suonare di nuovo, cosa che lei poi, devo dire, ha apprezzato. Però vabbè, mi sembrava una cosa scontata. Ho pensato magari in bagno, cioè non dire che risuono subito dopo. Ho aspettato qualche minuto e poi ho suonato. E infatti era in bagno a fare la doccia tutte e due le ultime volte. Comunque, metto le scarpe. E andiamo, non c'ho per niente voglia, mamma mia. Poi ho mangiato, forse ho mangiato troppo, era troppo quei 4 nuggets più la mozzarella. E mi sento un po' appesantita adesso. Finito. Sono le 4. Allora, praticamente ho fatto 2 ore e mezza. Beh, in conclusione mi doveva dare solo 4 euro oggi per la mezz'ora in più. Però me ne ha date 20, quindi mi ha pagato un anticipo, diciamo, per lunedì prossimo. Siamo rimasti d'accordo già per l'una. Poi, se ci fosse qualcosa, gli ho detto mi chiami, se no rimaniamo per l'una. E ora vado a fare la doccia, c'è da fare un sacco di cose, non credo che oggi riusciremo ad andare in lavanderia. Ha detto Marco che l'unico problema di quella lavatrice è lo sportello che non rimane chiuso. Quindi non è niente di grave alla fine. Mentre la mia ha sicuramente qualcosa di grave visto che ha fatto saltare tutto l'impianto elettrico. Dovrebbe aver freddo. Allora, ho fatto la doccia e c'è stato un po' di lavoro Franci che stiamo guardando Better Call Saul. E tra l'altro, l'altro giorno ho notato che Saul è identico allo spaventapasseri del mago di Oz. No, vi prego, andatelo a vedere del paragone e ditemi se non è uguale. Uguale. Comunque, vado a cucinare. Provo a fare il pollo, Francesco, vediamo cosa viene fuori. Questa volta, secondo me, ci siamo. Il sughetto potrebbe avvicinarsi alle sue aspettative. Considerando che non riesco mai a saltare un giorno. Per, come vi dicevo, recuperare un po' di distanza, ho appena deciso che invece di saltare un giorno di vlog ne unirò due insieme. Quindi ad oggi unirò anche domani. Quindi non vi saluto stasera, ma vi do la buonanotte e ci vediamo domattina, cioè subito dopo. Buongiorno.
E dunque, oggi è Halloween, sono le 7:30. Ieri sera Francesco mi ha chiesto se oggi poteva fare ponte, visto che la maggior parte della sua classe lo fa, e quindi gli ho detto va bene, visto che si sta comportando bene, ha preso due bei voti, quindi ho detto ok, fai pure il ponte. Stasera oggi, insomma, nel pomeriggio sera, c'è la festa di Halloween alla Cittadella del Carnevale e la nostra intenzione era di andarci truccati, solo che c'è un vento, mamma mia. Marco lavora, ma dovrebbe uscire prima, appunto, proprio per andare a questa festa di Halloween, che credo sia incentrata più per i bambini. Ora mi vesto, non so se facciamo in tempo ad andare al Penny a prendere qualcosina al volo, perché Marco per uscire prima vorrebbe andare al lavoro un po' prima. Ieri vi avevo detto che avevo mandato una mail all'ortopedico e avevo mandato un messaggio allo psichiatra. L'ortopedico mi ha risposto e ha detto che lo vuole rivedere prima. Ci ha dato appuntamento per il 10. Io spero che non sia a pagamento. E poi il 13 abbiamo anche appuntamento con lo psichiatra, che è quello sicuro che è a pagamento. Ah, a proposito di Francesco, il pollo, come avevo fatto ieri sera, gli è piaciuto tanto e ne ho mangiato metà perché comunque erano 600 grammi di pollo e l'altra metà la mangerò oggi. Il frigorifero sta decollando, non ci fate caso. Siamo stati al Penny e al panificio. Al panificio ho preso le focaccine per la scuola. Al Penny ho preso una baguette per Francesco, così inzuppa il pane nel sughettino del pollo. Biscottini. Mozzarelle, aiuto, sono 4, mi sembra, 4 mozzarelle, costavano 5 euro. Pan carré, formaggio grattugiato, fusilli integrali, pasta sfoglia, zucchero a velo. Da qui si evince che devo rifare le briscole di Francesco. Eccole qua, le mie amatissime patate dolci, mamma mia che buone. Taralline pugliesi, latte Zimilla, bustine per gatti, minestrone, spaghetti integrali, dado vegetale, non ci credo, non ci credo, ha preso il dado classico invece che il vegetale, non ho parole. E pesto, feta e M&M's. Metto a posto la spesa, faccio la foto dei dadi e la mando a Marco. Mi metto comoda, inizio a fare un po' di faccende. Ho spazzolato up. Il bello è che si è fatto spazzolare solo da quel lato. Di qua no, non so perché. Va, buoni, buoni. Una montagna di pelo. No, ma grazie, lo avevo appena pulito il divano. No, guardalo. Contento, fa così quando è contento. Sono le 11. Mi manca soltanto lavare per terra. Ho fatto tutto. Prima di lavare per terra mi faccio una pausa caffè. E ho l'affo che mi segue. Massaggino. Sono qui a sorseggiare il mio caffè. Non siamo più andati poi alla lavanderia gettoni perché domani mattina Marco, che lavora anche se è festa, mi porta la lavatrice, quindi ormai aspetto e ho una montagna di roba da lavare che non ve lo potete immaginare. Praticamente questa lavatrice, come vi dicevo, il problema è la chiusura dello sportello. Molto probabilmente quello che è successo è questo. L'ipotesi è che una volta finito il lavaggio, sapete che bisogna aspettare 1 o 2 minuti, dipende, prima di aprire lo sportello, che qualcuno non abbia aspettato quei minuti e abbia forzato lo sportello.
E praticamente adesso per la lavatrice lo sportello risulta chiuso, quindi anche se è aperto parte il lavaggio lo stesso. Ed è così che hanno scoperto che lo sportello non funzionava perché si è allagata tutta la stanza. Quindi insomma il problema è solo questo. Ora magari Marco riesce a trovare un sistema, a aggiustare questo difetto. Comunque insomma basterebbe trovare un modo di bloccare lo sportello in qualche modo per non farlo aprire durante il lavaggio. E per il resto la lavatrice appunto funziona bene. Andrà sicuramente ripulita, fatto fare un lavaggio vuoto, insomma, lì poi su quello me la sbrigherò io. E non vedo l'ora, non vedo l'ora di averla. Adesso lavo per terra e faccio le briochine perché sennò poi rischio di dimenticarmelo. Ecco qua le briochine, non sono bruciate, perché ci vuole un po' di Nutella anche sopra. Le faccio raffreddare un po' e poi ci metto sopra la glassa. Io ora faccio un po' di pasta integrale con il burro, anzi con la margarina, perché ho un po' di nausea. Mi sono svegliata con la nausea stamattina. E Marco mi dice sempre che dovrei mangiarla con l'olio invece che col burro quando ho la nausea, però in realtà a me dà più fastidio l'olio. Eccole qua, belle glassate. Allora, sto esportando il video, devo metterlo a caricare e sono le 2, non ho ancora iniziato a truccarmi perché tanto ho controllato l'orario e la festa inizia alle 16 e inutile che mi trucco 3 ore prima. Inizierò a truccarmi, che ne so, magari verso le 3, così mezz'ora per me più o meno, una mezz'oretta per il trucco di Marco. Ah no, aspettate, Marco devo truccarlo dopo le 4 sicuramente, perché finalmente si sono fatti vivi quelli del Lido che lo devono pagare. Vi ricordate, avevo detto che appunto ci aveva lavorato e poi la signora non rispondeva più al telefono. E oggi pomeriggio, appunto alle 4, deve passare dall'ufficio del marito, si spera, per avere i soldi. A questo punto andremo là verso le 5. Mi ha sequestrato un braccio. Ok, prima che inizio a prepararmi, portiamo giù i cani. Non ho ancora iniziato a prepararmi perché, boh, a me il tempo non convince, sinceramente. Prima perlomeno c'era il sole, ora è tutto nuvoloso. Morgana che ovviamente si mette davanti. È che secondo me Marco vorrà andarci comunque perché si è divertito troppo l'altra volta a fare l'orco. Ok, trucco fatto. E vado a sistemare i capelli, mi cambio e appena Marco torna trucco lui e poi andiamo. Ok, capelli più o meno sistemati. E che palle, sono già le 4 e mezza, Marco è ancora in attesa. Questa bocca non mi convince. Infatti ci ho messo il rossetto nero e mi convince ancora meno di prima. Mi sa che tolgo tutto e metto solo il rossetto nero, perché con gli occhi così neri secondo me ci sta bene. Il rossetto nero e basta. E sono pronta, il rossetto, poi ho messo il nero e un ombretto glitterato che è questo qua. Nella bufera siamo gli unici adulti mascherati. Meglio, no? A fare l'aperitivo perché là forse stava iniziando a piovere, si moriva di freddo e poi era uno spettacolo per bambini, quindi eccoci qua. Basta, basta, basta.
Siamo tornati, la festa lì alla cittadella era, come immaginavo, per bambini. Alle 21 inizierà quella per adulti, ma noi alle 21 siamo già a casa, ovviamente da un pezzo, anche perché faceva un freddo, poi è iniziato anche a piovere. Comunque siamo andati a fare l'aperitivo, perché poi Marco si diverte tantissimo ad andare in giro quando siamo conciati così. Cioè, addirittura mi ha detto domani ci vestiamo così, ci trucchiamo così e andiamo all'IKEA. Cioè, pur di andare in giro conciati così, mi portava all'IKEA, cioè ci rendiamo conto. E comunque vado a struccarmi, fare la doccia, poi faccio da mangiare a Francesco. Ok, docciata, pigiamata, non ho lavato i capelli, non li ho neanche sciolti, ma forse per dormire stavolta li sciolgo perché mi sento tirare in un punto, quindi forse è meglio scioglierli. Ora facciamo la merenda e poi tra poco andiamo a dormire. Quindi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.